nuovi test al DNA hanno indubbiamente avuto un grosso ruolo, ma non possono essere fatti da solo, ma il ruolo degli ultrasuoni è sempre fondamentale, per cui il primo approccio nel primo trimestre deve essere sicuramente quello con gli ultrasuoni, a cui si possono abbinare queste nuove metodiche. L'avanzamento tecnico è stato notevole. Queste metodiche sono molto attendibili per quello che riguarda le anomalie cromosomiche più frequenti, quali per esempio la trisomia 21, sindrome di Down. Sono ancora purtroppo deficitarie su tante altre patologie. Per questo motivo non può essere un solo prelievo di sangue che risolve il problema, ma va integrato con gli ultrasuoni fatti con apparecchiature di qualità e, nei casi necessari, ancora integrato con metodiche invasive, quale la miocentesi o la biopsia dei villi coriali. Le anomalie dei cromosomi riguardano grosso modo 2 gravidanze su 1000. Esistono patologie molto più frequenti della gravidanza, come le patologie malformative o le patologie proprie della gravidanza, come la preeclampsia e il ritardo di crescita, che non sono assolutamente identificate con queste metodiche. Quindi ancora una volta c'è bisogno di un controllo attento ecografico fatto precocemente, che non può essere sostituito da nessun test sul sangue. Stando in un'università ho la fortuna di aver provato tutti i sistemi. Il sistema Alpinion indubbiamente è una macchina molto facile da utilizzare e ha il vantaggio di avere un livello comparabile con quello di altre, diciamo, case, quindi assolutamente intercambiabile con altri tipi di marche. Le caratteristiche sono un'immagine ancora migliore, dei costi sempre più bassi e una facilità d'uso.